Oh, Premanandi, Hare Krishna, io Bob Blue ci sostituiamo. Sono felicissimo, veramente sono felicissimo che ci sia Vijay Prabhu oggi. Non farò una presentazione come quelle che si fanno in ambienti diversi dai templi della coscienza di Krishna. Vi dico semplicemente questo, che la sua presenza è assolutamente nutriente, assolutamente nutriente. Io ho avuto la fortuna di conoscere Sua Grazia Vijaya Prabhu nel 2011, sempre qui a Roma, al Tempio di Roma. Poi un anno dopo è tornato, è stato con noi una settimana. E io, tutte queste lezioni che lui tenne qui a Roma sono tutte archiviate nel nostro canale YouTube, bellissimo, magari ve le condividerò. E ricordo con veramente, non è facile, vedo proprio, non è facile uscire regolarmente a contattare le persone per dar loro la coscienza di Krishna. Non è difficile, no, cioè non è facile, ma personalmente ho trovato grandissimi incoraggiamenti, grandissimo entusiasmo guardando i suoi video durante la distribuzione dei libri. Qualcuno, qualche santo devoto, ha avuto la buona intelligenza di filmarlo durante la distribuzione dei libri. Qualcosa di straordinario, veramente. E ispirante in tutto e per tutto. Hare Krishna, thank you so much. Thank you. Grazie. Quindi, veramente, Hare Krishna. Buon ascolto. Prego. Sì, Facciamo insieme. Sì. Maharaj, it's not an easy task. You're going to translate. Yeah. Okay, we're going to read from the, this is called the Treasures of the Brihat Mridanga. This is a book that I recently Questo è un libro che Maharaj dice circa la... What is the title? It's called Treasures of the Brihat Mridanga. I tesori della Brihat Mridanga. Brihat Mridanga means the great drum. Brihat Mridanga significa la grande percussione. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he called the book distribution Brihat Mridanga. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur chiamava la distribuzione della coscienza di Krishna la grande Mridanga. So this Mridanga here, you could hear it maybe one or two blocks away. Forse questa Mridanga che usiamo noi soltanto qualche... But people fa, get, può fare qualcosa. But people get Prabhupada's books and they, for instance, they get a book here in Rome and they can go to Sweden and they read it and they become a devotee there. Yeah. So it's a bigger Mridanga. Quindi la distribuzione di libri è la grande Mridanga che praticamente fa in modo che possa raccogliere i devoti e possa fare devoti. So we're going to read from the first chapter. Vi aggiungiamo il primo capitolo. And here it said, compassion is a quality practically everyone appreciates. Questo inizia con la compassione è una qualità che tutti possono apprezzare. It's a symptom of love. È un sentimento d'amore. Sintomo. È un sintomo d'amore. A couple of nights ago, a devotee asked, "What is love?" Un paio di mesi fa, alcuni devoti mi chiesero che cos'è l'amore. It's a good question. È una grande domanda. Not many people know the actual definition of love. Non tante persone conoscono la vera definizione dell'amore. What they confuse love with lust. E si confondono l'amore con la lussuria. In Lord Chaitanya he gives the definition of love. E il Signore Chaitanya dà una definizione dell'amore. He says, Atmendriya Priti Vantadari Palikam Krishnendriya Priti Ichadari Premanam. Love means to satisfy the senses of Krishna.
E quindi l'amore significa soddisfare i sensi del Signore Krishna. And lust means to satisfy one's own senses. E invece la lussuria significa soddisfare i desideri di se stesso. So, it's a very interesting definition of love. Una definizione molto interessante dell'amore. If you love someone, then naturally you want to please that person. Se tu ami qualcuno, naturalmente tu vuoi compiacere quella persona. And love is actually only on the spiritual platform. E l'amore agisce veramente sulla piattaforma spirituale. Because we're only spirit. Perché c'è solo spirito. This body is, it's not even alive. E questo corpo non rimarrà vivo. It appears to be alive because I, the soul, am in the body. But as soon as I, the soul, leave the body, then you see what it really is. It's just a dead matter. Possiamo dire che finché il corpo vive, perché l'anima è dentro di lui, è dentro il corpo. Ma se l'anima lascia il corpo, questo corpo rimane un cadavere, un morto. I'll give you an example. Vi do un esempio. Sometimes you see there's puppet shows. There's people are very expert at puppet shows, and the little children, the two-year-old children, the three-year-old children, they think the puppet is actually alive. Sì, spesso nel passato abbiamo visto dei cartoni animati, dei puppet show, dove i bambini credono che questi pupazzi siano veramente vivi. And then after the puppet show, sometimes the little children they'll go around and they'll see that it was just a costume. Praticamente però dopo vedono che al di là di questi pupazzi c'è qualcuno che li manovra. So aiutami se sbaglio. Correct, you got it? Yes. So similarly this body seems like it's real, but it's just a costume for the soul. E sembra che il corpo sia vivo, ma questo è praticamente ciò che l'anima opera all'interno. So love can only be between the soul and the supreme soul or other souls also. Quindi l'amore è ciò che l'anima esprime con lo spirito e con altre anime. L'anima suprema e con le altre anime. Con l'anima suprema e con le altre anime. So Krishna, he is the supreme soul. Sì, Krishna è l'anima suprema, primordiale. And he's our father. E anche il padre. And our best friend. È il migliore amico. So, it's rather important that we find out what pleases Krishna. È piuttosto importante sapere ciò che compiace Krishna. He's our father. È un padre. So in the Bhagavad Gita, Krishna explains what pleases him. Infatti nella Bhagavad Gita Krishna spiega che cos'è che lo compiace. He says, "Yat kroshi yadasnasi yad juhosi dinasi yat pasyasi tamkoni tat kusamadarpana." He says that whatever you do, whatever you eat, whatever offerings you make, whatever austerities you do, should be as an offering to me. Qualsiasi cosa che tu fai, che tu mangi, beva, dorma, che faccia la disciplina spirituale, qualsiasi cosa offrila a me. So everything we do should be done for Krishna. Ogni cosa che facciamo lo offriamo a Krishna. And if we do that, that's a symptom of love. E se facciamo questo, questo è semplicemente chiamato amore. And if we do whatever our mind and senses dictate to us, then that's a symptom of lust. E qualsiasi cosa noi facciamo con i sensi è sintomo di lussuria. È sintomo invece di lussuria, lust. So lust is compared to iron, and love is compared to gold. Quindi la lussuria è, diciamo, può essere paragonata al ferro, mentre invece l'amore è paragonata all'oro. Gold is much, much more valuable than iron. L'oro è molto, molto più prezioso, e ha più valore. And much more attractive. That's what. È anche molto attraente. So also Krishna says in the Bhagavad Gita, he says, anyone who is preaching this message of Bhagavad Gita is very dear to me.
Krishna asserisce nella Bhagavad Gita che tutti coloro che predicano la Bhagavad Gita sono molto cari a me. And he says, there'll never be anyone more dear to me than that person. E non c'è nessun altro più caro di quello che distribuisce questa conoscenza. So if we distribute Prabhupada's books, then it's very clear that we're pleasing Krishna very much. E se osserviamo il lavoro, poi l'opera che ha fatto Prabhupada è stata proprio quella di compiacere Krishna in questo modo. And it's stated in the Srimad Bhagavatam, Tapyante Lokatapena, that it's very common for devotees of the Lord to accept voluntary austerity to relieve the people in general from suffering. È uso comune per i devoti fare in modo che questa conoscenza venga data in modo che per elevare e liberare l'umanità. And this is the highest method of worshiping Krishna. E questo è il più alto metodo di adorare Krishna. So if you want to be a good pujari, distribute books. Se vogliamo diventare un buon pugiare, bisogna distribuire See, when we distribute books, the books, they're the deity. i libri. I libri sono la divinità. And the place where we distribute, that's the altar. Il luogo dove distribuiamo è l'altare. And the distribution of the books, that's the worship. La distribuzione dei libri è la vera adorazione. Just like when the pujaris offering things or offering flowers or incense, and we're offering books. Per esempio, il pugiare sull'altare offre i fiori e altri, ma i devoti offrono i libri. So this activity is very pleasing to Krishna. Questa attività è molto, molto compiacente per Krishna. And we make a rapid advancement by doing this Noi activity. facciamo un rapido avanzamento nel distribuire tutto ciò. So continuing with this book here, the dictionary meaning of compassion is sympathetic concern for the sufferings of others. The dictionary meaning of compassion is sympathetic concern for the sufferings of others. Questa distribuzione è qualcosa che è una forma di empatia che praticamente si distribuisce agli altri per eliminare la sofferenza. Questa è compassione, compassion. Yeah. Questa è compassione. Sì, questa è compassione. So a devotee is para dukkha dukkhi. When he sees others suffering, it gives pain. Per un devoto, quando vede qualcuno che soffre, per lui è un dolore. The non-devotees, they're para dukkha sukhi. When they see others suffering, it gives pleasure. Per i non devoti, invece, vedere qualcuno che soffre spesso dà piacere. Just like I remember when I was in high school, whenever there was a fight on campus, all the students, they would rush to see the fight. Here in Italy also, yeah. Esempio, quando ero ragazzo, studente, oppure osservavo i ragazzi che si battevano, facevano un po' a botte. E questo era piacevole vederlo. Anche qui in Italia? Eh sì, anche qui in Italia. They want to see someone get hurt. E vogliono vedere qualcuno che si arrabbia e ferisce quell'altro. Just like there's boxing and there's ultimate fighting and there's all these different ways that people hurt each other. People pay so much money to see it too. Le persone pagano molti soldi per vedere combattimenti come la boxe o altre arti marziali. Kind of sick mentality, Sono delle mentalità a malata. sick mentality. È una mentalità Malata. malata. So devotees, they don't like to see others suffering. They want to help them become free of their suffering. Quindi i devoti non vogliono vedere che le persone soffrono, anzi vogliono vedere che le persone siano felici. So everyone in this material world, they're suffering to some degree or another. Ognuno qui nel mondo materiale sta soffrendo per qualche motivo.
It may appear like they're happy, they're smiling, they're laughing, but actually deep down they're suffering. C'è il sorriso, sembra una felicità, diciamo, finta, ma dentro c'è sofferenza. There's the threefold miseries. Ci sono tre tipi di miserie. Miseries coming from our own body and mind. La miseria che viene, la sofferenza che viene dal nostro stesso corpo. Just like the biggest disease now in the world is stress. Secondo motivo di sofferenza è lo stress in questo mondo. And therefore the psychiatrists are having a lot of business. And therefore, remember that? Psychiatrists? Psychiatrists, they're having a lot of business. In questo modo, perciò, i psicologi hanno un grande business, un grande affare. But they're not helping any. È una cosa di... Però non riescono ad aiutare veramente. Non riescono ad aiutare veramente. It's like I knew of students that were studying psychiatry in college, and they were just studying psychiatry just to find out what's wrong with them. E quindi quando ero studente studiavo anche psichiatria. They were studying psychiatry, psichiatria, just to find out what's wrong with them. With them. Ah. Ah. C'è qualcosa di sbagliato all'interno. Chi studia queste cose vuol dire che ha già qualcosa di sbagliato dentro di sé. Ah, ecco, chi studia queste cose, tipo la psichiatria, ha già qualcosa di sbagliato in se stesso. So there's sufferings by our own body and mind, and there's sufferings coming from nature. Quindi la sofferenza che abbiamo tramite il corpo e la mente, anche la sofferenza che viene dall'esterno, dalla natura. It gets pretty cold here in the winter time. È molto freddo durante l'inverno. Per esempio, l'inverno fa molto freddo. Even still, it's cold. E ancora è freddo. È ancora freddo oggigiorno, adesso. It gets hot also here? Does it also get hot here? A little. Little, not too bad. No. When I was in Los Angeles back in 1993. Quando ero a Los Angeles nel 1993. A big earthquake, 4:30 in the morning. Ci fu un grande terremoto al mattino. So many people died. E molte persone morirono. And so many people they didn't want to deal with that again, so they got in their car and they left California and never came back. E alcune addirittura presero la macchina, tutto quello che possedevano, e se andarono via proprio dalla California. So there's cold, there's earthquakes, there's typhoons, there's tsunamis, so many different types of miseries coming from nature. Quindi tante sofferenze vengono dalla natura, terremoti, maremoti, tsunami. And then there's sufferings coming from other living entities. E c'è anche la sofferenza che viene dalle entità viventi. Anybody know what the most dangerous animal is on the planet? Qual è il peggior pericolo in questo piano? Human being. Huh? Human. No. Mosquito. Oh. Ah. Zanzare. Mosquito. Mosquito. Especially in India. Yeah, mosquitoes kill more people than any other. Le zanzare infatti uccidono molte persone più di ogni altra cosa. But the human beings also, they do a lot of killing also. Anche gli esseri umani uccidono molte persone, purtroppo. So the material world, it's not a nice place. Questo mondo materiale non è un luogo tanto bello. So what we do when we distribute books is we're inviting them back to the spiritual world. Quando noi distribuiamo i libri è per noi un invito a queste persone di tornare nel mondo spirituale. And Krishna is very pleased with this. E Krishna è molto compiaciuto di questo. See, all the living entities in the material world are all the sons and daughters of God, Krishna. Sorry, Maharaj. Everyone is son and daughter of Krishna. Ah, son. And daughter. And? Son. Father, son. Father and son. Father and I, we're all the sons, daughters of God. Sì, e questa c'è questa relazione tra come viene spiegato con Krishna, come cioè noi siamo come i figli di Dio. So we gave up our service to Krishna and we came to this material world and now we're suffering.
quindi abbiamo deciso di lasciare questo mondo spirituale e venire qui a soffrire. Abbiamo lasciato Krishna. So imagine there's a father that has five sons. Ci sono cinque figli. Abbiamo capito com'è? C'è un padre con cinque figli. And one son, he becomes very bad. He becomes a drunkard and a womanizer and taking drugs and just really bad. Uno di questi figli diventò piuttosto debole, si ubriacò, andò per donne, usava droghe, eccetera. So this gives pain to the father. E questo provocò dolore nel padre. To know that his son is outside and he's doing all nonsense. Sapere che il figlio sta fuori in questa sofferenza. So one of his good sons decides to go and help his brother. Così uno di questi figli, di questi fratelli, pensò di andare in aiuto a questo figlio, a questo fratello. So the father finds out that one of his good sons goes out of his way to help the bad son. Quindi il padre seppe che questo figlio era andato fuori a vedere di aiutare questo fratello. So imagine how happy the father is with this good son that went out of his way to help the bad son. Sì, questo è praticamente fu compiaciuto questo padre di vedere che questo figlio si operava per il bene dell'altro fratello. So when we go out, when we distribute books, we're inviting people to become good sons again and go back to Krishna. E mentre noi distribuiamo i libri, è la stessa cosa, è come se praticamente facciamo del bene ai nostri fratelli in modo che possano ritornare dal padre. So we can imagine how pleased Krishna must be with that. E quindi pensate quanto possa essere compiaciuto Krishna di questo. To go out of our comfort zone and do some austerity for Krishna is very good. E quindi fare questa distribuzione di libri in circostanze anche tante volte sfavorevoli, e quindi c'è molto compiacimento. So this and this is a symptom of love. E questo è un sintomo dell'amore. If we do things that are pleasing to Krishna, this is a symptom of love. E se noi facciamo qualcosa e compiacciamo Krishna, questo è un sintomo d'amore. And Krishna, he awards us. Sorry, madame. He awards us. Sì, egli è consapevole di questo. Sì. He says, yayatamam papajyante tamsatava vajamyam. He says, whoever surrenders unto me, I reward him accordingly. Qualsiasi persona che mi reciproca, io reciproco con lui. So, if we get awarded by Krishna, if we get the mercy of Krishna, then what more is there to gain? Se noi otteniamo un compiacimento del Signore, cos'altro possiamo di meglio ottenere? So Srila Prabhupada himself, he came and he distributed books. E lo stesso Srila Prabhupada venne qui e distribuì i libri. And so many people became devotees. E così tante persone divennero devoti. And they became very satisfied. E divennero soddisfatti. This knowledge gives pleasure to the soul. Questa conoscenza dà piacere all'anima. And Krishna says in the Bhagavad Gita, jnanena tutet ajnanam, yesam nasanam atmana, tesam adityaved jnanam, prakashi tattvam. That when one is enlightened with knowledge by ignorance, by which ignorance is destroyed, that knowledge reveals everything. Tutto ciò che la conoscenza, una volta che è messa in luce, questa conoscenza farà sparire tutta l'oscurità. Dice Krishna nella Bhagavad Gita. Questo dice Krishna nella Bhagavad Gita.
Just like when the sun rises, when the before the sun rises, it's all dark. But when the sun rises, then everything is seen clearly. All'alba ci può essere un po' di oscurità, ma quando il sole sorge, tutto è alla luce, tutto è visibile. So now people are in the darkness of ignorance. Ora le persone stanno in una profonda oscura ignoranza. So by this distribution of these books that have so much knowledge, people get knowledge which destroys the ignorance. E attraverso questi libri, attraverso questa conoscenza distrugge l'ignoranza. They become enlightened. E diventano così anche loro illuminati. So these books actually they bring light into a place where there's so much darkness. Questi libri mettono luce, portano luce in ambienti oscuri. They're like torchlights that bring light in darkness. È come una torcia che mette luce nell'oscurità. And the book distributors, they're like the torch bearers. They're carrying the torch. E i distributori di libri sono portatori di luce. But we also have to be enlightened. Ma però bisogna essere illuminati anche. We have to read the books. Dobbiamo leggere i libri. By reading the books, we become inspired. E così, leggendo i libri, noi diventiamo ispirati. If we don't read the books, then there's how will we be inspired to distribute them? Se non leggiamo i libri, come facciamo a essere ispirati a poi a distribuirli? So this is very important. Questo è molto importante. Prabhupada said our only motto in Krishna consciousness should be to read and distribute books. Il solo scopo, il solo vero argomento nella coscienza di Krishna è distribuire i libri, è distribuire mm-hmm. books and reading, è reading e leggere i libri. And distribute books. Beautiful. And by this activity then people they become enlightened, yeah. E attraverso questa attività le persone si possono illuminare. If you go to the universities, there is so much knowledge being given to the students. Se andiamo all'università c'è tanta conoscenza che può essere data agli studenti. But there's no knowledge by which people become free of ignorance. Ma non quella conoscenza per cui uno si libera dall'ignoranza. They just increase the ignorance. Essi soltanto aumentano l'ignoranza. You go and you learn about the evolution theory. E per esempio parlano ancora dell'evoluzione, la teoria dell'evoluzione. You learn about the Big Bang theory. Imparano, insegnano la teoria del Big Bang. You learn about business. Insegnano, imparano la teoria del business, dell'affare. Engineering. Ingegneria. But nothing that helps the soul. Ma niente che aiuti l'anima. So therefore so many students are frustrated. Così tanti vediamo perciò molti studenti frustrati. Not satisfied. Non soddisfatti. I'll give you an example. Vi do un esempio. Here in Rome there's green nurseries where they sell trees. Yeah. Sì. E qui a Roma c'è ci sono per esempio una parte verde di alberi. And the idea is that these trees that are in pots, people are going to come and buy the trees that are in the pots, and they'll put the trees in their yard and the tree will grow. I don't follow. The idea is that the trees mm-hmm. in the green nursery, they're in pots, right? Yeah. And the idea is that people come and buy the pots with the trees. Pots or what? Pots. Pot is a pot. The tree is in the pot. In the pot. Yeah, the pot. Yeah. Okay. Yeah. E così, per esempio, se andiamo in un vivaio, noi possiamo comprare degli alberi anche, che stanno dentro dei vasi grandi, e così possiamo anche piantarli. But sometimes no one buys the tree. Ma qualche volta noi non sappiamo circa l'albero. And it's sitting there. But it's still growing, so the roots are hitting against the pot. E quindi non sappiamo farlo crescere. Per esempio, le radici, se non lo trasferiamo da un'altra parte, le radici battono contro il vaso. It can't grow properly. E non può crescere propriamente. It's stunted.
Sì, è praticamente è bloccato lì. So, similarly, if people can't grow learning about spiritual life, learning about God, then they don't grow properly and they're stunted. They're just, they can't grow the way they should naturally grow. Yeah. Così anche le persone che praticamente non riescono a crescere spiritualmente, a sapere la conoscenza dell'anima, perché c'è questa cosa che le chiude, le blocca. So we're giving people knowledge by which they can grow spiritually. E quindi noi distribuiamo la conoscenza per cui le persone possono crescere spiritualmente. Now we're all fortunate we're getting this knowledge and we're growing spiritually. Noi siamo fortunati ad essere qui ad avere questa conoscenza che ci farà crescere. But we should also feel some responsibility that people out there are suffering, so we should also want to help them. E perciò anche abbiamo una responsabilità per le persone che soffrono, è quella di proprio di dargli questa conoscenza. Something, we can do something to help others. Qualcosa che possono far crescere a livello spirituale. Because spiritual life is what is most important. Perché la vita spirituale è la cosa più importante. Because that's who we are. We're spirit souls. E questo è quello che noi siamo, anime spirituali. And Krishna comes. Actually, Krishna, believe it or not, he has a problem. In verità, Krishna ha un problema. And the problem is us here, his parts and parcels that are suffering here. Ah, esatto. Perché essendo noi parte e particella di lui, anche lui soffre. So he comes to solve the problem. E lui viene in questa terra per risolvere il problema. He gives us the Bhagavad Gita. E ci dà la Bhagavad Gita. And in the Bhagavad Gita, Krishna says, "Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata," that whenever there's a predominant rise of irreligion and a decline in religious practice, at that time I descend. Nella Bhagavad Gita Krishna spiega che ogni volta che il Dharma declina e l'irreligione avanza, lui scende in forma umana. So Krishna comes and he preaches to Arjuna. Infatti Krishna viene e predica ad Arjuna. And he's a good preacher. Ed è un buon predicatore. Very good preacher. Molto buono. But he wasn't preaching to Arjuna, because Arjuna is a pure devotee. He was preaching to us. Ma in effetti non è che sta predicando ad Arjuna, che è un grande devoto, sta predicando a noi. And what the Bhagavad Gita is, it's an instruction guide for the human form of life. Allora, la Bhagavad Gita è una guida per istruzioni per la razza umana, la vita della razza umana. It's actually a beautiful letter filled with wisdom, by which we can live meaningful, happy lives if we follow. Allora, this is very subtle. Okay. Fill it with wisdom. Yeah. This knowledge, it's a very nice letter. Yeah. Krishna's given us a nice letter. It's a big letter. Filled with wisdom. Yeah. Quindi riempita di saggezza questa Bhagavad Gita. That helps us live a beneficial and happy life. Che ci dà, che ci aiuta ad avere il beneficio di una vita felice. And gives us direction on how to get out of here. E ci dà la direzione di come uscire fuori dal mondo materiale. How to go back to the spiritual world. Come tornare indietro al mondo spirituale. This is not our home. Questa è la vera casa, nostra dimora. We're not Italian. Non siamo italiani. We're not American. Non siamo americani. We're not men. We're not women. Non siamo uomini o donne. We're spirit soul. Ma anime spirituali. Part of Krishna. Parte di Krishna. And if we follow the instructions of Krishna, we can go back home. Se noi seguiamo le istruzioni date da Krishna, noi torneremo a casa. And the eternal life of bliss and knowledge. Una vita eterna di beatitudine e di conoscenza. This is the nature of the soul. E questa è la natura dell'anima. Prabhupada said that the soul is embarrassed
to be in the material body. Embarrassed. Yes. Che dice l'anima è l'imperatore di questo corpo materiale. Because the body is temporary. Perché il corpo è temporaneo. But we're eternal. But we're eternal. The soul is eternal. Ma esatto, l'anima è the soul return eternal. Eterna. The soul is eternal. Eterna. Yeah. Yes, Maharaj. There's so much ignorance. C'è tanta così ignoranza. And so much unhappiness. E così tanta infelicità. But we're filled with knowledge and happiness. Che viene, diciamo, riempita da questa conoscenza che ci dà la felicità. So it's very embarrassing for the soul. È molto imperativo, ecco, molto imperativo tutto ciò. Imperative. Huh? It's imperative. No, it's embarrassing. Embarrassing. Ah, imbarazzante, è vero. Embarrassing. Scusate. Arrivista mi ha lasciato da solo. Arrivi. C'è anche Marti Stefani che conosce. Dai, vieni qui vicino. Okay. It's unnatural for us to be in material bodies. Per noi è innaturale essere in un corpo materiale. Like in San Francisco, there was in 1967, there was a lot of devotees were just starting their preaching in San Francisco, and in at that time there was a lot of people taking drugs. 1967. Nel 1967 c'erano i primi devoti che stavano a San Francisco. In quel tempo c'era molta gente che prendeva droghe. And one night, very late at night, some policeman came and knocked on the door. Notte fonda, la polizia venne e bussò alla porta. And the police, the devotees answered the door, and the policeman said, "We think you might be able to help this person." "They need." Yeah, well, this person was a little crazy. Yeah. The police had this person that was a little crazy. Yeah. So that the policeman knocked on the door, devotees answered the door. Yeah. And the devotees said, "Okay, we'll try to help him." And when the person went into the house, he said, "Krishna, I don't want to be in this body anymore. Krishna, I don't want to be in this body anymore." Presero una persona che sembrava essere uscita pazza, erano dei poliziotti, bussarono alla porta e dissero: "Potete aiutare questa persona?" Che disse: "Krishna, ti prego, liberami da questo corpo, non voglio più stare in questo corpo." Era drogato. Ah, ecco, ma bussarono alla porta della polizia. Del tempio. The matchless gift. No, this is in San Francisco, not in New York. Ah, no, New York. That was New York. Matchless gift was New York City. This is in San Francisco, the other side of the country. Tutto questo accadde a San Francisco, dove c'era un ubriaco che praticamente era scortato dalla polizia. Scortato dalla polizia, bussò. Bussò alla porta del tempio e questo. La polizia disse: "Devate aiutare." E i poliziotti dissero: "Ma cercate di aiutare, potete aiutare questo pazzo?" E dice: "Krishna, non voglio più." Questo pazzo diceva: "Krishna, io non voglio più rimanere in questo corpo materiale." So the devotees are very kind, and they sat him down, and they got him to chant Hare Krishna. "It's okay, just chant Hare Krishna, Hare Krishna." E i devoti lo ospitarono, furono molto gentili e calmi, lo fecero cantare il mantra. So he calmed down. E lo calmarono. So, yeah, an intelligent person should not want to be in a material body. Una persona intelligente non vorrebbe rimanere nel corpo materiale. It's unnatural. Non è naturale. And what we're doing by practicing Krishna consciousness is our spiritual body is growing. Esatto, quando uno è inserito nella coscienza di Krishna, si vede che proprio il corpo spirituale si evolve. Imperceptibly. In un modo percettibile, ma anche imperceptibile. In un modo impercettibile. You may not notice how you're growing spiritually, but you are. Forse lui non sa che sta crescendo spiritualmente, ma sta crescendo, sta evolvendo. Just like a child when he's growing, he doesn't notice how he's growing. Come un bambino che sta crescendo, ma lui non sa che sta crescendo. But the mother does. Ma la madre lo sa. So
You may not notice how you're growing spiritually. Tu non puoi sapere, magari, se stai spiritualmente evolvendoti. But as long as we're following nicely, we're practicing, then we're growing. Ma se tu pratichi con questo in modo buono, diligentemente, questo accade. And we should also want others to grow as well. E noi vogliamo anche che gli altri si evolvano, crescano. Okay. Is there any question or qualche comment? Domanda? Come poter, qual è il modo per progettare di soddisfare Srila Prabhupada attraverso la distribuzione dei suoi libri per tutta la vita? Big question. In which way we want to please Srila Prabhupada in distributing the books for all the lifelong? How can we do it? Is that the question? How can we do it our whole life? Yeah, exactly. Don't stop. Non fermarti, non fermarti. Simple. Just don't stop. Soltanto non fermarti. Okay. Every day. Well, not every day. But sometime. At least some. Anything else? Altro? Okay, thank you very much. Thank you, Maharaj, for your patience. Thank you so much. His Grace, Jai Prabhu Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Un saluto speciale a tutti i devoti online, gli amici e devoti, Hare Krishna. Hare Krishna. Jai. A domani mattina alle ore 8. See you tomorrow morning at 8 o'clock. Grazie, thank you. Thank you. Grazie. Grazie. Thank you. Thank you.